amici e cari amiche di Total Photoshop, ben trovati in questa nostra nuova puntata della Tutorial TV. Io sono la Cri e quest'oggi siamo in compagnia del buon Photoshop. Ci occuperemo di un effetto molto speciale. Chi di voi non conosce il famoso periodo storico-artistico definito il puntinismo, ovvero quando gli artisti si dedicavano alla realizzazione di opere d'arte scomponendo il colore in tanti piccoli punti. Questa cosa ci ricorda un pochino la stampa tipografica moderna, no? Quindi un insieme di punti colorati, solo i quattro colori primari, definiscono un'immagine. E quindi la luce, il colore veniva scomposta in tanti piccoli punti e venivano realizzate delle bellissime opere d'arte. Quest'oggi ci occupiamo di realizzare un'opera d'arte partendo dalla fotografia di un bel paesaggio. Siamo a monitor, ecco l'effetto finale che vorrei realizzare partendo appunto da una fotografia. Questi sono tutti i livelli che chiameremo in causa, ma nessuna paura, perché lo faremo veramente in una maniera abbastanza rapida. Quindi spostiamoci su quella che è la nostra fotografia iniziale. Essendo una fotografia, ovviamente ha un metodo di colore RGB, proviene da una fonte luminosa, la nostra macchina fotografica, e quindi i canali sono tre: blu, verde, rosso e ovviamente il canale composito, il quarto, quello che mette tutto insieme. Se però voglio scomporre e realizzare la mia immagine in tanti puntini, ho bisogno, seguendo appunto il metodo che ho intenzione di proporvi, di convertire la mia fotografia in quadricromia. Andiamo a vedere. Andiamo quindi nel menu immagine, alla voce metodo, la converto in quadricromia. Ovviamente ho coordinato i software Adobe in modo che il mio metodo di quadricromia sia quello standard ISO, il Fogra 39. Diamo un bel ok e immediatamente i canali diventano 4, il nero, il giallo, il magenta, il ciano e ovviamente il quinto canale composito. Ora andiamo a dare un'occhiata a ciascun canale. Giallo, magenta e ciano. Cosa succede? Quando le immagini sono in quadricromia, CMYK, ogni canale ci mostra attraverso il bianco e il nero, ovviamente, dove è posizionato l'inchiostro. Stiamo parlando di un metodo colore sottrattivo, quindi che va a sottrarre luce, ma che aggiunge appunto toner, colore, inchiostro, pigmento, definiamolo pure così. Quindi che cosa faccio? Vado semplicemente ora a caricare la selezione di ogni canale. Mi posiziono quindi sul canale del ciano, tengo premuto il tasto Command perché sto lavorando su Mac, ma in realtà chi lavora su PC può tenere premuto il tasto Control e con un semplice clic ecco che carico la selezione. In realtà con questa selezione abbiamo selezionato appunto le zone di luce del nostro canale, quindi dove il pigmento manca. Di conseguenza dobbiamo invertire la selezione. Andiamo quindi nel menu selezione ovviamente facciamo clic su inversa. Perfetto, ora che abbiamo cliccato sulla selezione inversa creiamo un nuovo livello. Andiamo a selezionare dal menu finestra il pannello dei campioni. Per comodità mi metto in visualizzazione elenco lungo, così scorriamo lungo i nostri campioni. Ecco qui, selezioniamo il ciano della quadricromia e all'interno di questo livello vado a riempire Alt Backspace e vado a riempire con il colore di primo piano. Togliamo la selezione, Command D, perfetto. Nuovo livello, andiamo a togliere la visualizzazione da quello precedente, ritorniamo sui nostri canali e questa volta selezioniamo il canale magenta. Scorciatoia da tastiera, Command Shift I per invertire la selezione. Posizioniamoci sul nuovo livello, selezioniamo il colore magenta, Alt Backspace e riempiamo di magenta. Togliamo la visualizzazione, Command D o Control D, togliamo la selezione. Nuova lavorazione, canale del giallo, Command Click. Ritorniamo nella visualizzazione completa, nei livelli creiamo un nuovo livello e andiamo a riempire di colore giallo
ovviamente dopo aver invertito la selezione, anche questo livello. Perfetto, togliamo la selezione e ora torniamo nei canali, andiamo a selezionare il canale del nero. Invertiamo anche in questo caso, andiamo sui nostri livelli, creiamo un nuovo livello. Questa volta non creo un colore di fondo nero, ma vado a selezionare un colore alternativo, perché no? Magari questo rosso pastello. Voilà! E creiamo il riempimento appunto con questo colore. Perfetto, togliamo la selezione e ora andiamo a visualizzare tutti i nostri livelli insieme. Voilà, togliamo anche la visualizzazione dello sfondo e mettiamo un livello pieno di colore bianco al di sotto. Ora dobbiamo creare i puntini. In realtà c'è un filtro di Photoshop che ci permette di farlo molto rapidamente, ma prima di applicarlo trasformiamo ogni singolo livello in un oggetto avanzato. Questo mi permette poi di entrare nuovamente all'interno del livello e modificare il filtro che gli ho attribuito senza necessariamente ripetere tutta l'operazione. Quindi posizioniamoci sul livello 1, quello del ciano. Tasto destro e andiamo a convertire in un oggetto avanzato. Stessa cosa con il livello 2, stessa cosa con il livello 3, stessa cosa con l'ultimo, il livello 4. Tutti oggetti avanzati. Posizioniamoci sul livello 1, togliamo la visualizzazione degli altri canali, andiamo nel menu filtro e scegliamo la voce effetto pixel. Scegliamo punti, niente po' di meno che. Allontaniamoci, vediamo un po', possiamo scegliere la dimensione dei nostri punti. Io direi che questo 5 fa proprio al caso nostro e diamogli un bel ok. Immediatamente si puntina tutta la nostra immagine e poi con un doppio clic su questa piccola icona posso modificare il metodo colore da normale, ad esempio, a moltiplica. Vediamo un bel ok. In questo modo ho creato un filtro e gli ho dato anche un metodo di fusione. Ora voglio applicare lo stesso filtro anche agli altri livelli, ma non ho voglia di ripetere il percorso. Chiudiamo un attimo i campioni. Quindi cosa faccio? Prendo con il tasto Alt premuto e trascino, scusate, prendo, trascino effetto punti sugli altri livelli. Voilà. E mano a mano, come potete vedere dalle iconcine che si mostrano alla fine appunto del livello nel pannello, a ciascuno viene attribuito lo stesso filtro. Ora l'ultimo passaggio, seleziono tutti e quattro i miei livelli e vado ad attribuire un altro, anzi anche qui il metodo di fusione moltiplica. Voilà. Immediatamente ho creato e puntinato il mio bel panorama. Certo, con i metodi di fusione possiamo davvero divertirci, possiamo utilizzarli o meno, possiamo alleviare il loro effetto anche modificandone l'opacità. Possiamo andare a cambiare ogni singolo colore di ogni singolo livello e grazie al fatto che sono degli oggetti avanzati, con un unico clic posso scegliere attraverso i campioni di modificare, mettiamogli ad esempio un bel verde. Isolo i pixel trasparenti, riempio di questo verde e chiudo. Salviamo. Immediatamente viene aggiornato anche all'interno appunto della mia opera. Nuovamente doppio clic, questa volta preferirei un marrone. Voilà, un giallo-arancio scuro, perfetto. Ah, ecco, no, scegliamo questo marrone. Con i pixel ovviamente isolati, ho riempito di colore solo le zone colorate, chiudo, salvo e attendo che venga aggiornato. Ecco la mia immagine creata con l'effetto del puntinismo. Posso decidere anche di mantenere il metodo di fusione normale ed ecco che cosa succede al mio quadro e alla mia opera d'arte.
Quindi scomponiamo l'immagine in canali, applichiamo un filtro ad ogni nuovo livello che creiamo dopo averli trasformati in oggetti avanzati e diamo libero sfogo alla nostra fantasia. Ci trasformiamo così anche noi in artisti puntinisti pronti a modificare ogni paesaggio. Beh, finisce qui questa nostra puntata, non mi resta che augurarvi buon divertimento con Photoshop, vi ricordo di comunicare con noi attraverso i social network e di iscrivervi gratuitamente alla nostra newsletter. Tutti i click li trovate qua sotto. Ciao a tutti e alla prossima, dalla Cri!